Una grande partecipazione oggi a questa seconda edizione della Marcia di Solidarietà per puntare i riflettori sui diritti e le opportunità per i diversamente abili. Ci sono anche molte associazioni che vengono non solo da Gioiosa ma da tutto il comprensorio. Sì, è vero, effettivamente quest'anno, l'anno scorso è stato un banco di prova, quest'anno abbiamo voluto ripetere l'esperienza per regalare loro un momento di gioia. È vero, vogliamo puntare i riflettori sulle opportunità. Le opportunità sono importanti, dobbiamo far riconoscere non i diritti, perché sono esseri umani, hanno diritti come noi, però hanno le opportunità e noi dobbiamo cogliere quello che c'è dentro ognuno di noi, senza etichettare il diversamente abile, disabile, diverso, siamo tutti uguali, ognuno di noi ha delle potenzialità e dobbiamo lavorare su quelle, lavorare sulle possibilità residue, ecco, quelle che non emergono, quelle che non vengono fuori, ma quelle che comunque hanno una valenza unica, incredibile. Io credo che veramente oggi è una giornata particolarmente commovente, io lo sono già dentro me, perché veramente, guarda, una partecipazione così corale, così ampia, quando io ho comunicato la marcia non c'è stata nessuna persona che mi ha detto no Giuliana non posso, subito hanno aderito, e questo veramente per me è motivo di orgoglio, non certo rivolto verso la mia persona, lo sottolineo, ma verso tutti questi bambini, ragazzi, giovani, adulti che hanno voglia anche di trascorrere piacevolmente una giornata, ed è questo quello che gli offriamo.